Signori, Duomo. Milano, oggi è il 12 di settembre ed è il giorno di Italia-Ucraina. Questa sera abbiamo la partita allo stadio, partita valevole ovviamente per la qualificazione dell'Europeo 2024, il prossimo anno in Germania. Ma siamo messi benissimo attualmente perché siamo terzi, una partita in meno rispetto all'Ucraina, due partite in meno rispetto all'Inghilterra. Ovviamente bisogna di fare il risultato questa sera perché poi più si va avanti più rischiamo solo di complicarci la vita. Quindi signori, sono le 18:11, la partita inizia tra esattamente 2:45, ovvero alle 8:45. Sto iniziando a vedere qualche maglia dell'Italia in giro, maglie gialle, maglie dell'Ucraina, non ne ho viste, però sicuramente ne vediamo tante allo stadio. Ho visto tante maglie azzurre effettivamente, ma non la mia, ragazzoli, quindi prima cosa, come sempre, primo step, la maglietta. Quindi essendo che siamo in centro, signori, possiamo andare solo in un posto. E quel posto, ragazzuoli, è proprio De Piccia. Ormai stanno finendo i lavori, che l'ultima volta che sono venuto era tutto con un capannone pieno, che stavano appunto lavorando. Signori, eccoci qua. Speriamo che abbiano la maglia della nazionale. Ragazzuoli, non c'è una maglia della nazionale, ne hanno addirittura due. Quindi mi sa che qua non sbagliamo. Qua maglia home della nazionale, mentre qua abbiamo quella fuori casa. Ovviamente giochiamo in casa questa sera, quindi quella azzurra è quella più giusta. Ce la andiamo a provare e vediamo come sta. Eccoci qua, signori, questa è una M, secondo me taglia giusta. Adesso ci siamo, andiamo giù da ragazzi di Peach, la paghiamo e direi che possiamo dirigerci verso San Siro. Autobus della nazionale, signori. Eccolo là, ovviamente trasennato dalla polizia. Signori, guardate là, con questo tramonto siamo arrivati a San Siro. Comunque signori, non ve l'ho ancora detto, questa sera in teoria abbiamo il biglietto più costoso dello stadio perché saremo in zona autorità. Questo è il nostro ingresso, ho letto un VIP prima lì. Signori, guardate che abbiamo beccato. C'è un gran problema, ragazzi. Attenzione, qual è? Già siamo stati fuori dai mondiali. Ok. Se veniamo buttati fuori dagli europei dopo che siamo i campioni in carica, io potrei veramente ammazzare qualcuno. No, ci dissociamo ovviamente. Prossimo anno si va a giocare in Germania senza problemi, quindi Italia, per favore, non farci scherzi. Esatto, prego, dai, almeno questo. Comunque dico 3-1 Italia. Beh. Ti prego, Ciro, fai qualcosa perché sennò non so cosa fare. Glielo trasto, signori. Signori, siamo entrati dentro. È già una bolgia, guardate San Siro, che spettacolo. Questo è il nostro ingresso, let's go. Adesso il braccialetto, signori, e si entra in area autorità. Guardate qua, pieno di gente, tra l'altro signori, attenzione, oh, in italo spagnolo. Come finisce oggi? Allora, secondo me 2-0 Italia. 2-0 Italia, gol di? Allora, Barella e Retegui. Esatto. Retegui, Retegui, vai Retegui. Papà, questo. Ciao a tutti ragazzi. A postissimo, oggi Italia 2-0 anch'io. Gol di Retegui e Barella, vamos. Siamo nella lounge, come vi dicevo prima. Ho visto un po' di personaggi, adesso vi faccio vedere qui. Per esempio, ragazzi, là dietro c'è Matri. Vediamo un po' se viene fuori. Eccolo là, mentre vedete. Attenzione ragazzi, guardate là. Marotta che vuole prendere gli autogol prossimo anno all'Inter. Io li voglio, dai. Attenzione papà, abbiamo visto tutto. Il prossimo anno giocate all'Inter. Bravo. Prossimo anno all'Inter. Solo il prossimo anno, abbiamo fatto un quinquennale, abbiamo fatto. Ne ho trovato un altro, ragazzuoli, un altro personaggio VIP. Scusi, signor Fretino, quanto finisce stasera? Cominciamo 3-0. 3-0 secco? E mandiamo gli ucraini a casa. Comunque, ragazzuoli, tutti i vari personaggi, vari, eccetera, eccetera. La cosa bella, adesso vi faccio vedere. Guardate dove siamo. Cioè, ragazzi, qui entrano i giocatori. Là c'è la nostra nazionale che si sta riscaldando. E i titolari che stanno facendo i tiri in porta. E qua abbiamo l'Ucraina, ragazzi, si sta scaldando. Questo biondino qui dietro dovrebbe essere, penso, Mudrik. Per me Mudrik è un giocatore, papà. Tremendo. Sta giocando il basto. Guarda il basto. A un metro, signori, Bastoni che se ne va, vuole Scaldini, grande crack. Locatelli, sì, penso che stiano per rientrare negli spogliatori. Eccoli qua, ragazzi, stanno tutti rientrando, scaldamento finito, vuole Gnonto, Peteghi, Immobile, Pessina, Zaniolo, ragazzuoli, pure lui. Non ho ancora visto le formazioni ufficiali, da poco quando ci andremo a sedere li andremo a vedere per capire un attimo quale sarà l'assetto di questa nazionale. Ragazzi, il posto sarà una figata, il miglior posto dello stadio, cioè solo una grande prestazione. Sono carichi, eh.
ancora, sono carichi. Ecco anche la formazione, ragazzi, dell'Ucraina che sta rientrando. Grande squadra, quindi attenzione. A me quello che mi fa paura, ragazzoli, è lui. Un gran giocatore. Là c'è anche Ventola, signori. Un giocatore di vince fuori dal campo. Facendo il loro ingresso in campo, signori, tutti in piedi adesso. L'inno, signori, dell'Ucraina, ma vorrei dire una cosa. Siamo sulla linea di centrocampo, ragazzi. Un'autorità questa sera. Applausi dello stadio per l'inno dell'Ucraina. Olè! Stadio che è esploso, signori. L'inno della nazionale italiana, ragazzi, adesso. Frate. La coreografia, ragazzi. Dai signori, Donnarumma ancora fischiato, ragazzi, poverino. La propria tifoseria, il proprio tipo come sembra, ma poi nazionale, ragazzi, è una squadra di club. Esatto. Intanto, signori, è iniziata la partita, come vi dicevo. Voto da 1 a 10 di questo posto, perché in realtà 10, cioè, è stupendo. Siamo in una autorità, ragazzi, è il posto più centrale dello stadio, il biglietto più... No, di tutti, più costoso, però offerto Italo. Bello, no! Dell'Ucraina, signori, che comunque sotto 1-0 sono là che cantano, sono quei pochi che vedete là in alto. Vai! Bello, madonna! Ma ragazzi, secondo che si mangia Raspadori, ma l'appoggio, ragazzi, che gli ha fatto Frattesi. Ha pareggiato tutto, ma... Vai Zaniolo. Fai la giocata, Zaniolo. Ci sta! Ah, dai! VAR, non riesco a leggerlo. VAR, gol, signori! Che gol! Fine primo tempo, signori, 2-1 per l'Italia. Buona prestazione, ci manca il rigore, purtroppo c'è il cannone, mi piace tantissimo, Frattesi, ragazzi, tanta roba, Locatelli, mega provato. Vediamo questo secondo tempo come è andato. Secondo tempo che è iniziato, ragazzi, mamma mia, sono entrato tardi. Vediamo il lounge, vedere qualcosa. Entra anche Modric, ragazzuoli, occhio, lui è forte. Bello! Bravo!
Calcio d'angolo, ragazzuoli, va tutto dentro. Porca miseria! Scalvini, signori. Attenzione che rischia un fallo di mano. Brava! Dai! Non ci credo. Dai! No! Dai! Non ci credo. Ragazzi, assurdo. Modric la battuta. Finisce qui, signori! 2-1 a tutti, non importante, ma di più, ragazzuoli, ovviamente, per la qualificazione di questo europeo, anche per tante partite, speriamo di poter segnare i punti. Che abbracciano anche Gigio, è stata una vittoria di squadra, e questa forse è la foto più bella della partita. Mi raccomando.